Immagina una potenza di calcolo così vasta da poter decifrare codici crittografati in un batter d'occhio, simulare reazioni chimiche complesse con incredibile precisione e rivoluzionare campi come la medicina, la finanza e l'intelligenza artificiale. È il mondo dell'informatica quantistica, in cui le leggi della fisica e i limiti della tecnologia vengono superati di continuo. Ma prima di vedere in che cosa si differenzia dall'informatica classica, dobbiamo approfondire la parte quantistica. I computer quantistici lavorano basandosi su due idee fondamentali nella meccanica quantistica, la correlazione e la sovrapposizione. Questi due elementi sono i principi fondamentali che permettono ai computer quantistici di eseguire calcoli che quelli classici non possono affrontare. Cominciamo con la correlazione. Si tratta di un fenomeno in cui due particelle possono diventare così strettamente connesse che lo stato di una dipende dallo stato dell'altra. Immagina di avere una coppia di dadi magici. Questi dadi sono in qualche modo collegati, sanno sempre quale numero compare sull'altro, quindi mostrano lo stesso. Non importa quanto li si allontani, i numeri su di essi saranno sempre uguali. Com'è possibile? Chi lo sa? È magia! Così funziona la correlazione quantistica, solo che nel suo caso non si tratta di dadi magici, ma di particelle. Possiamo portare una particella su Marte e lasciare l'altra sulla Terra. In qualche modo, una particella saprà sempre cosa sta accadendo all'altra e cambierà in base ad essa. Ciò significa che se si misura una particella, si potrà conoscere immediatamente lo stato dell'altra, indipendentemente dalla distanza che le separa. Einstein l'ha definita spettrale azione a distanza, ma gli scienziati sono riusciti a dimostrare questo principio in esperimenti reali e i recenti vincitori del premio Nobel 2022 hanno dimostrato che non ci sono errori negli esperimenti e che non possiamo spiegare questo fenomeno con la fisica classica. Parliamo ora della sovrapposizione. È la capacità di due o più stati di un sistema quantistico di sovrapporsi finché uno di essi non viene effettivamente validato. Immagina di giocare a sasso carta forbici con un amico. Nella fisica classica, il risultato di ogni partita può essere solo sasso, carta o forbici. Ma nella fisica quantistica le cose possono esistere in più stati contemporaneamente. Quindi, in una partita quantistica di sasso carta forbici, la tua mano potrebbe vedere sovrapposti sasso, carta e forbici allo stesso tempo. Solo quando fai la tua mossa e il tuo amico la vede, la mano sceglie il suo stato. Forse ricorderai il famoso esperimento del gatto di Schrödinger. Il gatto nella scatola si trovava in uno stato di sovrapposizione. Poteva essere vivo e morto allo stesso tempo, finché la scatola non fosse stata aperta e se ne fosse osservato il risultato. Non preoccuparti, non era un esperimento reale, il gatto sta bene. Questi due principi dell'informatica quantistica permettono di computare in modo nuovo. Hanno il potenziale per rivoluzionare come elaboriamo e memorizziamo le informazioni. Per esempio, l'informatica classica usa i bit 1 e 0 per rappresentare e manipolare i dati. Tutto ciò che si trova in un computer, messaggi, programmi e persino questo video, consiste in flussi molto lunghi di 0 e 1. Un bit è sempre uno 0 o un 1. È come un interruttore della luce, acceso o spento. Ma nell'informatica quantistica usiamo i qubit. Questi si trovano in uno stato di sovrapposizione, ovvero possono esistere in più stati in contemporanea. È come se l'interruttore potesse essere acceso, spento e in qualsiasi altro stato allo stesso tempo. Ora, immagina di avere questo qubit in sovrapposizione. Poi colleghi questo qubit a un altro qubit. Proprio come con i dadi magici, ora lo stato di un qubit dipende dallo stato dell'altro. In parole povere, la sovrapposizione permette ai qubit di esistere in più stati contemporaneamente e la correlazione permette a più qubit di lavorare insieme in tutti questi stati. Riesci a immaginare cosa potrebbe fare un computer del genere? Molto più dell'informatica classica. È come avere a disposizione un genio che esaudisce tutti i tuoi desideri contemporaneamente e all'istante. Ecco perché l'informatica quantistica è così esaltante. Questi computer dispongono anche dei cosiddetti algoritmi quantistici. Si tratta di un insieme di istruzioni che vengono impartite al computer per consentirgli di eseguire compiti specifici. I più importanti sono l'algoritmo di Shor, l'algoritmo di Grover, l'apprendimento automatico quantistico e così via. L'algoritmo di Shor cambia le carte in tavola quando si tratta di decifrare codici crittografati.
Immagina di essere una spia che sta cercando di decifrare un messaggio segreto, il cui codice però è così impenetrabile che un computer classico impiegherebbe milioni di anni a farlo. Ma tu hai un'arma segreta, un computer quantistico. Basta usare la sovrapposizione per provare tutte le combinazioni possibili allo stesso tempo. È come avere un anello magico di decodifica che può svelare i segreti dell'universo in poco tempo. Per quanto riguarda l'algoritmo di Grover, è come avere un motore di ricerca super potenziato. Immagina di cercare un ago in un pagliaio, ma questo pagliaio è così grande che un computer classico ci metterebbe una vita a trovarlo. Con l'algoritmo di Grover, è come se un computer quantistico avesse un Google super potente, che può trovare la risposta a qualsiasi domanda in pochi secondi. Troverà l'ago molto più velocemente di un computer normale. Potremmo usarlo per creare simulazioni complesse e ci aiuterebbe a fare grandi scoperte scientifiche. Per esempio, sei uno scienziato che sta cercando di capire una reazione chimica complessa, ma questa reazione è troppo difficile da simulare su un computer classico. Ci sono così tanti numeri e variabili. Beh, basta usare la sovrapposizione e la correlazione sul tuo computer quantistico per simulare la reazione in modo accurato. E questi algoritmi sono solo la punta dell'iceberg. I computer quantistici possono elaborare e analizzare grandi quantità di dati molto più in fretta di un normale computer. Potremmo potenzialmente risolvere problemi un tempo irrisolvibili. Potremmo anche combinare i computer quantistici e l'intelligenza artificiale. Gli algoritmi quantistici potrebbero aiutare l'intelligenza artificiale ad apprendere con più rapidità. Potremmo avere tonnellate di cose fantastiche, dalle auto a guida autonoma a chatbot intelligenti. La cosa bella è che abbiamo già un paio di computer quantistici. Sono persino in grado di lavorare, ma naturalmente sono ancora lontani dall'essere pienamente operativi. Ci sono alcune sfide enormi nell'informatica quantistica che dobbiamo ancora superare. Una di quelle principali è il numero di qubit. Più qubit si hanno, più potente sarà il computer. Tuttavia, più qubit abbiamo, più è difficile controllarli e stabilizzarli. Questo può portare a errori e a una riduzione delle prestazioni. Possiamo risolvere questo problema utilizzando tecniche di correzione degli errori più avanzate. Un altro problema è il tempo di coerenza. Il tempo di coerenza è sostanzialmente il tempo in cui un computer quantistico può mantenere le sue sovrapposizioni senza che vengano interrotte. Più è lungo, più calcoli può fare il computer. Al momento, però, il tempo di coerenza è piuttosto breve e gli scienziati stanno cercando di allungarlo. Nonostante le difficoltà, negli ultimi anni abbiamo fatto molti progressi. Aziende come Google, IBM e Rigetti hanno costruito processori quantistici con decine di qubit. Ci sono persino alcuni processori con oltre 100 qubit. E recentemente in Giappone hanno iniziato a vendere i primi computer quantistici per gli utenti medi. Si tratta di piccoli computer quantistici, ciascuno con 2-3 qubit, ma è comunque un gigantesco passo avanti. Anche se questa tecnologia è ancora nuova, il potenziale dell'informatica quantistica è enorme. Gli scienziati ritengono che i computer quantistici saranno presto in grado di risolvere problemi attualmente impossibili per i computer classici, portando a scoperte in tutti i settori della vita. Questo è il futuro che ci aspetta. Su, tuffiamoci a scoprire insieme l'ignoto.